Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi è mercoledì 2 giugno, qui non è festa, in compenso sarà festa domani. Sono le 10:20. Stamattina siamo già usciti presto, non siamo andati a lavorare perché avevamo un appuntamento, quindi siamo presi oggi una giornata di ferie, poi domani è festa. E venerdì, vabbè, Gianni va a lavorare, io invece faccio comunque ponte da noi in fabbrica, quindi praticamente poi ritornerò lunedì. Non ci fate caso, sto segno, mi fa anche male. Praticamente ieri avevo mal di testa fortissimo, talmente forte che non riuscivo a dormire, quindi mi sono dovuta mettere una fascia a mo' di Rambo e ho dormito con quella fascia. Quindi a dormire con quella fascia, già che era stretta, più a dormirci sopra, visto che io comunque dormo con la testa così sul cuscino, si è fatto il segno e penso che se ne andrà stasera, al massimo domani. Mi è già successo un'altra volta, comunque non è la prima volta. E dicevo, siamo usciti presto alle 8 perché siamo andati a fare un servizio, avevamo un appuntamento. Poi Gianni è scappato perché lui aveva un altro appuntamento, io comunque lo sto aspettando. Io nel frattempo sono andata in posta, vabbè, perché mi servivano, come si chiamano, i francobolli, li avevo finiti. Cioè, visto che avevo tempo, sono andato, non è che mi servivano urgentemente, però non ne avevo più a casa. Siccome ci servono spesso, casomai una malattia o qualcosa, spediamo tutto per posta al lavoro, insomma, quindi sono andata a prenderli. E poi sono andata al DM e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, dove vi posso mettere? Vediamo un po'. Che dite se vi metto qua? Sì. Allora, fate la mia giacchettina che stamattina pensavo facesse freddo, in realtà fa caldissimo. Oddio, caldissimo, in realtà sono 15 gradi. Allora, ho preso i filtri per la caraffa, questi qua che li avevo finiti. Poi ho preso buste immondizia, due shampoo. Allora, uno questo qua antiforfro che prendiamo sempre. Poi ho voluto provare questo qui che è all'acqua di cocco. Interessante, insomma, ogni tanto provo qualcosa di diverso, anche perché utilizzando sempre lo stesso shampoo, dopo un po' non fa neanche più effetto. Poi ho preso due deodoranti per Gianni, questi qui lui usa, questi si trova benissimo. Poi i ricambi delle testine per lo spazzolino elettrico. Che altro ho preso? Detergente intimo. Poi ho preso questo gel all'aloe vera, che mi hanno consigliato di prenderlo perché a volte mi escono delle irritazioni, adesso anche col calore, me l'hanno consigliato e l'ho preso. Poi ho preso una cosa, cioè, fantastica, veramente bella, è questa catenina per gli occhiali estiva. Guardate che bella, ha le conchiglie, le ancore, qui che c'è, dovrebbe essere praticamente, non lo so, il sole tipo, e qui ancora altri due ciondoli a forma di corallo marino, molto carina. Questa è la catenella per gli occhiali, visto che io ce l'ho, ma ce l'ho semplicissima, e la uso comunque solo d'estate. Vabbè, ho preso questa qua, che tra l'altro l'ho pagata anche poco, 3,45 euro ed è 80 centimetri. E basta, questo è tutto. Adesso metto a posto, mangio anche qualcosa perché ho fame, visto che sono andata anche a tirarmi il sangue. Che altro? E niente, poi appena arriva Gianni vorremmo andare all'IKEA. Quindi stay tuned. Il mio stomaco si sta iniziando a lamentare. Vorremmo andare all'IKEA, ovviamente vi porterò con me. Ragazzi, sono le 12 e un quarto e noi siamo fermati da Burger King. Abbiamo già mangiato le nostre patatine e nuggets, le siamo mangiate. Ne sta già mangiando. Saluto, amore. Abbiamo fatto altri servizietti, altre cose che avevamo da fare. Adesso finiamo di mangiare direzione IKEA per la gioia di Gianni, vero? Comunque,
Com'è che si chiama il tuo panino? Big King. Invece il mio long chicken. Che io amo follemente. Ragazzi, 3:15, appena tornati a casa, a parte un sacco di traffico che abbiamo trovato, siamo stati molto molto veloci perché, a parte che c'era pochissima gente, ma avete visto sicuramente da quel poco che vi ho ripreso, poi perché con la mascherina veramente in un posto del genere mi mancava l'aria, cioè non ce la facevamo, e quindi comunque siamo andati a colpo sicuro anche perché sapevo già cosa mi serviva. Allora vi faccio vedere subito, lo scontrino è di 138,96 euro. Ho preso per 4 euro questo cuscino nero con i fiorellini, ma a prescindere dalla fantasia, questo qui lungo, diciamo salsicciotto. Mi serviva uno del genere, anche se lo volevo forse anche leggermente più corto, ma non c'era, ma non fa niente. Perché ho notato, cioè più che notato io, ha notato la fisioterapista, non so se ve l'avevo già detto, dall'ultime sedute di fisioterapia che avevo fatto, avevamo visto insieme che io avevo una postura sbagliata, cioè che inarco troppo la schiena, quindi quando mi siedo tendo a fare lo stesso difetto. In questi giorni che ho avuto di nuovo problemi, tanto per cambiare, cioè più che problemi, dolori, ho provato a prendere il cuscino, quello che ho nel soggiorno sul divano, ve lo faccio vedere subito, questo qui giallo. E l'ho messo dietro la schiena, appunto, quando stavo seduta a tavola. Diciamo che ha fatto qualcosa, cioè stavo più comoda effettivamente, però a parte che è quadrato, è proprio ingombrante, e poi non volevo toglierlo dal divano, quindi volevo comprare un altro e ho preso quello. Poi ho preso per 2 euro questo qui taglia formaggio per fare le scaglie. Io pensavo che era del tartufo, tant'è che ho detto è del tartufo, ma io lo prendo perché mi serve per il formaggio, invece no, è del formaggio. Poi per 3 euro ho preso questi due coltelli, che sono sempre utili. Poi 7 euro ho preso questa tenda, questa qua di stoffa, vabbè non dico usa e getta, poi è brutto da dire usa e getta, comunque l'avevo già presa, ve l'avevo già fatta vedere, è questa qui praticamente, con una striscia, cioè con quella riesco a fare 4 finestre, le 2 della stanzetta, le 2 della camera da letto, più mi avanza un pezzo. L'ho ripreso perché questa volta ho comprato il velcro, vabbè come si chiama, e penso che con quella sarà molto molto meglio, e quindi lo rifarò. Poi ho preso per 30 euro questo copriletto, perché il nostro ormai, cioè il nostro è il piumone, uno sottile non ce l'ho, quello che presi dal Belgio, non so se vi ricordate, era troppo piccolo, quindi l'ho regalato a un'amica, vabbè ho comprato l'altro per, no, 40 euro, scusatemi, l'ho pagato, sperando che va bene con le misure, a parte che era il più grande, questo qua è come misura 2,30 x 2,50, dovrebbe andare bene visto che il mio letto è 180 x 200. Poi ho comprato quella specie di sgabellini, quelli che si usano ai bambini, quelli bianchi con i puntini verdi. Quello perché lo voleva Gianni, non so cosa gli serve. Comunque quello l'avevo pagato anche 4 euro. E poi per 70 euro, o 79 forse, vediamo, per 79 esatto, ho preso la sedia che io chiamo a dondolo, questa qui dell'IKEA, è questa. Guardate, di questo colore, e come cuscino, come materassino, ho preso questo qua grigio scuro,
tanto ora tra un po' la monteremo, vi faccio vedere, e ho intenzione di metterla lì perché a me piace molto stare in cucina dopo mangiato, oppure mentre cucino, per non sedermi tipo alla sedia, me lo sedere là, stendere le gambe. Ecco perché avete visto che stavo su questa sedia, in questi giorni ho usato questa. Non lo so, a me piace così, non mi piace tanto andarmi a sdraiare sul divano, a meno che non devo vedere un film o qualcosa, però so che devo stare là. Però siccome capita che, insomma, quando finisco di lavorare, vengo a lavorare, vengo a casa, cucino, eccetera, eccetera, o non ho tempo di sdraiarmi sul divano, oppure se vado sul divano poi devo stare a fare sempre avanti e dietro, se sto cucinando qualcosa o se sta qualcosa nel forno. Invece qua in cucina mi viene molto più comodo, almeno per quando lavoro, dico, insomma, mentre cucino faccio queste cose qua. E niente, questo era tutto il mio shopping dall'IKEA. Adesso messo a posto, vabbè, queste cose le metto a lavare, sia il cuscino che il copriletto, però prima vorrei vedere la lunghezza, se va bene, del copriletto. E basta, e poi penso che montiamo la sedia. All'alba delle 7:20, cioè l'ultima volta che vi ho parlato, che ora erano le 3:15, 20 forse, quindi 4 ore dopo abbiamo montato la sedia, vabbè. L'avevo messa qua, il tavolo l'ho leggermente spostato in modo che c'è un po' di spazio per passare, visto che io passo da qui perché io mi siedo lì. La sedia è comodissima, vi devo dire la verità. Veramente veramente, cioè, troppo bello. Cioè, rendetevi conto che ho ancora il segno, mamma mia. Tra l'altro, vabbè, a parte che qua posso direttamente appoggiare i piedi, poi la TV l'ho girata, quindi mi piace. E vabbè, niente, ho parlato un po' con mia madre, abbiamo fatto un po' di chiamate, tanto in Italia oggi comunque è festa e sono tutti a casa. Poi mi sono un po' riposata qui, devi la verità, su questa poltroncina, su questa sedia, che è veramente comoda. E niente, adesso mi metto a fare le zeppole per domani, che domani qui è festa, non mi ricordo neanche che festa è, comunque è una qualcosa religiosa, la Pentecoste è stata 2 settimane fa, non mi ricordo, ragazzi, non mi ricordo, comunque è festa domani e andiamo a casa dei nostri amici, cioè della mia estetista, facciamo una grigliata, anche se domani c'è, farà caldo come oggi, ma mette pioggia, vabbè, comunque faremo una grigliata da lì, che è il balcone più grande, poi lei ce l'ha anche dal lato interno, insomma, ho deciso di farlo da lei. E quindi io porterò le zeppole, porto le zeppole, porto il dolce. Dopo volevamo uscire, volevamo andare al castello. Allora, prima avevamo detto di andare al castello qui a Solinger, però vedendo su internet ci siamo resi conto che era chiuso. Poi invece io ho cercato il castello di Hilden, che è un paesino qui vicino, ci sono stata solo una volta ed era veramente bello, e quindi ho detto possiamo andare lì, lì era è aperto. Però non so, dipende appunto dal tempo, domani vediamo un po'. Speriamo che almeno a grigliare riusciamo sul balcone, vabbè. Comunque, a parte ciò, mi accingo a fare le zeppole. Tra l'altro, sicuramente l'avrete già notato nelle mie inquadrature di stamattina, comunque di prima, il nuovo Bimby, però questo non è il mio, questo ce l'ho in prestito, me l'ha prestato la rappresentante per testarlo. Anche se in realtà l'ho già preso, però farò spacchettamento con voi, tranquilli, farò tutto con voi. Quindi è inutile che ora vi sto a dire nel dettaglio, perché tanto non è il mio. Poi andrò a fare molto probabilmente un video a parte. E quindi userò appunto sto Bimby. Il mio vecchio, tra l'altro, l'ho già venduto. E proprio oggi mi è arrivata l'email che l'hanno spedito il mio. E se non è la festa domani, ho visto che domani è festa, non arriva domani, venerdì o massimo sabato mi arriverà. E niente, vabbè, questo è tutto. Quindi poi vi faccio vedere dopo mentre preparo. Ragazzi, le 8, sto cucinando tortellini con funghi porcini, ma li condisco semplicemente con burro e parmigiano.
E poi in forno ho del tacchino con una salsina, l'ho comprato già così, è molto buono. Io il tacchino non lo mangio perché non lo so, mi puzza in bocca. Solo questo qua, con questo tipo di condimento riesco a mangiare. Ne ho provati tanti con altri condimenti, sì, ci sono alcuni che riesco perché magari il sapore del tacchino si sente di meno, ma questo è il migliore. Non ho ancora fatto le zeppole, tranquilli, per quello non le avete visti. Li farò dopo comunque. Perché mi aveva chiamato mia mamma, siamo stati un bel po' a parlare, che insomma mi doveva dire delle cose, quindi siamo stati forse un'oretta così a parlare. E niente, ovviamente ci è venuta la fame perché avevo mangiato presto e quindi stiamo mangiando, cioè ora mangiamo. Tanto li devo scolare perché sono pronti, quindi a dopo. Ragazzi, è il giorno dopo, quindi oggi è giovedì 3 giugno. Alla fine ieri non ho fatto più le zeppole perché ho avuto un po' di doloretti alla schiena, quindi ho preferito andare comunque a letto. Come avete visto, come vi ho promesso, ho fatto le zeppole, qui ho fatto già la crema, si sta raffreddando. Adesso inforno le zeppole, dopodiché vado a fare uno shampoo che i miei capelli fanno pietà. Ragazzi, appena sfornate, guardate qui che bombe. Guardate, si sono gonfiate tantissimo, sicuramente si sgonfieranno leggermente raffreddandosi, cioè, vabbè, sono bollentissime, ma guardate dentro. No, vabbè, top. Adesso mentre si raffreddano mi vado a fare una bella doccia e shampoo, così poi le farcisco. Passiamo alla farcitura, io le ho già precedentemente tagliate, vado a riempirle, adesso la sacca a poche è piena, quindi mi viene un po' difficile con una mano e richiudo. Allora, io sia le riempio sia ci metto un po' di crema sopra, però prima appunto le vado a riempire e poi ci vado a mettere la crema anche sopra. Che ora che le ho riempite tutte, non faccio altro che fare sopra dei puntini così, dei ciuffettini più che altro. Inizio con due, poi se ho ancora crema ne faccio altri due. Cioè, volevo dire due ciuffettini per ogni zeppola. Se riesco ne faccio quattro. Poiché ho abbondato con il ripieno, non penso di riuscirne a fare quattro. Immaginavo solo due, però guardate che carina, prendo questa qui, ripiena e poi così. Adesso ci andrebbero sopra delle amarene che io taglio a metà. Siccome ne avevo solo due di amarene, le ho tagliate in quattro, quindi ne potrò fare comunque solo quattro, così. Invece, per quanto riguarda le altre, ci metto un po' di marmellatina. Semplice marmellata, ovviamente rossa, questa è ai frutti di bosco, ma meglio ancora alle ciliegie. La vado a mettere così, una puntina. Di solito noi facciamo così, abbiamo sempre fatto così, anche perché tipo a me personalmente le amarine non mi piacciono, oddio, non mi piace neanche la marmellata, sinceramente, però comunque qua. Dopodiché, prima di mangiarle, perché adesso comunque sono un po' tiepide,
e poi le devo comunque chiudere perché le devo trasportare, prima di mangiarle va spolverato un po' di zucchero a velo. Guardate, adesso le sposto in questo vassoietto e lo copro e li posso poi trasportare. Finalmente ho fatto lo shampoo, c'è da notare che il segno ancora ce l'ho, vabbè, sta macchia sta ancora qua, vabbè. Adesso mi devo andare solo a stirare i capelli, dopodiché ho finito, anche perché è 1:15 già. E niente, come vi ho promesso vi ho fatto vedere le zeppole, quindi io chiudo il vlog, non so che vlog sia uscito, comunque l'importante è aver fatto un nuovo video e avervi fatto un po' di compagnia, almeno spero. Vi do un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!